Intersuola Energy, che è la nuova intersuola di Mizuno, come l'hai vista? Allora, guarda, ti dirò che anche lei fa la sua porca figura perché. Se un podista avesse avuto la fortuna di essere andato su Marte per un paio di annetti, magari diciamo con Elon Musk, e fosse tornato dopo tutto questo tempo, sicuramente noterebbe diversi cambiamenti nelle scarpe, soprattutto in quella che chiamiamo intersuola. In una scarpa da running, però, secondo me quello che fa la differenza è l'armonia, e queste Mizuno Wave Rider 24 ne rappresentano la quintessenza. Non abbiamo mai parlato di Mizuno sul canale, ma vi assicuro che testai e feci parecchie recensioni su The Running Beat. Fino alla versione 23, quella dell'anno scorso, la Rider non cambiava mai tra un anno e l'altro, se non, ma in maniera marginale, nella tomaia e magari nella suola, dove peraltro i cambiamenti erano abbastanza marginali. E considerando che questa Rider è la terza scarpa più longeva del podismo mondiale, non potevamo che partire nell'analizzare il marchio Mizuno da questa scarpa che rappresenta, secondo noi, qualcosa di unico nel panorama internazionale delle scarpe da corsa. Se siete aficionados a Mizuno, sappiate che due sono le cose cambiate in questo modello. Ma per capirlo partiamo comunque dalle spec: 290 grammi di peso differenziale, come al solito 12, 31 mm nel tallone, 19 mm nell'avampiede. Sappiate che Mizuno, ma lo sapete già di sicuro, veste largo, comprate comunque mezzo numero in meno, ogni numero è 0,5 mm in più delle altre scarpe. Purtroppo Andrea l'aveva detto in una recensione, ma l'ho dovuto tagliare, quindi ve lo dico io. Per quanto riguarda la costruzione della scarpa stessa, la tomaia è davvero molto confortevole. È in air mesh ingegnerizzato per una comodità e traspirabilità davvero unica. I lacci piatti e lunghi, la linguetta estremamente morbida ma avvolgente, il piede è relativamente rigido ma bloccato, ma tutto l'insieme della parte superiore rende il piede ben adagiato su una soletta anch'essa morbida. E soprattutto con un'intersuola che, per chi ha provato il marchio giapponese, resta leggermente diversa rispetto al passato. E qui torniamo alle due principali differenze con il passato: la Wave a forma d'onda è stata ridotta come dimensioni, fermandosi 2 cm prima nella parte posteriore, oltre al fatto che la mescola Orein Energy, mescola che si caratterizza per essere il 15%, almeno secondo l'azienda giapponese, più ammortizzata, e il 17%, udite udite, più reattiva rispetto al modello precedente, che era solamente di un anno fa. Azienda giapponese a cui tra l'altro avevo chiesto di testare la mescola Energy, ma non ho avuto purtroppo risposta e quindi non sono riuscito a trovarla online, purtroppo una recensione che non sarà mai realizzata. Nella parte superiore dell'intersuola non c'è solo il compound Mizuno Energy, ma anche il famosissimo U4IC, che in inglese vorrebbe dire euphoric, euforico. Non l'ho detto ad Andrea, altrimenti sono sicuro che mi avrebbe obbligato a correre delle ripetute in pista con lui. Interessante notare che la scarpa ha visto negli anni una variazione di peso importante, passando fino ad essere 255 grammi, se non sbaglio, nel modello 17. Ma ora è la Shadow quella che l'ha sostituita come categoria di peso e che spero potremo testare nelle prossime settimane. Ci sarebbe poi da parlare a lungo, in maniera indefinita, della suola, che ha una struttura particolare con gomma molto dura che in casa Mizuno si chiama X10 e rende la scarpa sicuramente molto rimbalzante. E questo design della suola rende la scarpa davvero adatta a appoggi al terreno assolutamente diversi. Inoltre, i tacchetti smussati combinati con diversi design le rende adatte a correre a diversi ritmi. Provata da me nel primo medio in pista di 12 km sotto la pioggia battente a 3,35, si è rivelata capace di supportare ritmi importanti. Concludo dicendo che sono davvero rimasto sorpreso di questa nuova mescola Energy e non vedo l'ora
ora di testare le Shadow 4. Ma dato che sul canale pago qualcuno per raccontarvi le emozioni delle scarpe, mentre io mi limito a parlare delle caratteristiche dei freddi numeri, lascio la parola al pro depodista che ci racconterà come questa scarpa si è comportata in pista. Parlando di emozioni, dico che sarebbe davvero delizioso, lo so, è un mandarino non una mela, che vi iscriviate al canale e ci supportiate in modo tale che nelle prossime settimane possiamo realizzare ulteriori recensioni. Ed ora, velocità, pista, pro depodista, ci vediamo alla prossima. Andrea, che sensazioni hai come spettatore di atletica? Ma non sta correndo nessuno oggi, quindi per di più qua di meeting, quando lo facevano io ero in vacanza, poi non l'hanno più fatto. Peccato, fanno qualcosa di giovanile, sono stato qua ad aiutare, carino, simpatico. Oggi piove, Max, dobbiamo far calpestre, sarà una mattanza. Secondo te con queste nuove Mizuno Wave Raider 24 si può fare campestre? Assolutamente no, però ti dirò, rispetto alle vecchie Mizuno, io avevo usato un paio di Mizuno Ultima 5, 6, adesso non mi ricordo, ti dico il battistrada è nettamente migliorato, mi ricordo che era molto più liscio. Sicuramente in campestre non va bene. Mizuno è una scarpa un po' tutto fare davvero, perché io avevo comprato le Ultima, non mi ricordo neanche per qual motivo, invece che le Rider, che erano un po', cioè le Ultime sono un po' più pesanti, e ti dico, ci correvo facile i lenti svelti, mi venivano sempre dei lenti svelti perché la scarpa risultava un po' più dura rispetto a una scarpa di un'altra marca, e me la sentivo comunque molto ammortizzata, infatti molto protettiva, scusami. La gente dice scarpa un po' dura, quindi non è protettiva, invece no, secondo me la Ultima era molto protettiva, per dirti anche al piede, sarà il fatto della tomaia un po' vecchio stampo, mi dà l'idea di avere una scarpa bella protettiva, anche se è una Rider questa. Quindi... E l'intersuola Energy, che è la nuova intersuola di Mizuno, come l'hai vista? Allora, guarda, ti dirò che anche lei fa la sua porca figura, perché è comunque morbida, ti ripeto, non più tanto secca come i tempi, c'è anche meno wave dei tempi, quindi è ancora un po' meno dura, e risulta una scarpa piacevole, quindi magari per i vecchi fan Mizuno che volevano una scarpa dura e secca, questo è un po' deluso, però si è aperta un po' al mercato di tutti gli altri podisti. Nel test che hai fatto in pista prima, cosa hai notato? Bah, ti dirò, una scarpa molto simile, per dirtene una, alla Pegasus, quindi una scarpa comunque al piede la senti morbida, ma è comunque leggera e reattiva. E a livello di stabilità? No, mi sembra molto stabile. Guarda, forse ti direi che il supinatore non gliela consiglierei, perché sento un po' il piede andare verso l'esterno, che per me non è un problema essendo un po' neutro, e usarla per fare i lenti quindi mi andrebbe bene, magari per un supinatore non so se la consiglierei in questo caso. La considereresti comunque una scarpa all around per tutti i ritmi? Sì, assolutamente, se devo avere una scarpa, come dire, una scarpa, solo un'unica scarpa, sì. Forse non la utilizzerei sulle ripetute dai 1000 in giù, per dirti. Poi vabbè, nel mio caso farei anche un po' fatica a farle su dei medi a 3.20, 3.15. Siccome è la prima scarpa Mizuno che testiamo sul canale, che ovviamente in questo momento parliamo solo delle prime impressioni, che rotazione suggeriresti se dovessi scegliere tre scarpe Mizuno? Tre scarpe? Ma guarda, abbiamo preso la Shadow per fare la pista a sto punto. Guarda, ti direi che se potessi scegliere andrei anche con due scarpe di Mizuno, perché questa qua copre abbastanza i vari ritmi, da lungo lento fino al lento svelto al medio, e invece con la Shadow farei tutto il resto, quindi ti direi non avrei bisogno delle tre scarpe in casa Mizuno. Ti direi proprio, se fossi una persona che pesa più di 75 kg, magari prenderei una Sky per fare i lenti. Questa qua per fare i lavori come ripetute lunghe o medi,
e userei la Shadow invece per ripetute più brevi. Invece chi pesa 80 kg? Chi pesa 80 kg utilizzerei questa per fare, quindi credo che i ritmi non siano più dei ritmi importanti. Potrei usare questa qua per fare i lavori un po' più svelti e invece le Sky per fare i lenti di tutti i giorni. Va bene, se dovessimo raggiungere le 3000 views, no, secondo me anche di più, faremo la recensione completa. La recensione completa ve lo dico io, la faremo lo stesso, però fatela arrivare a 3000 recensioni, 3000 view. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.